Uomini e donne, Valentina Dallari troppo magra? La Photoshop e la replica dell'ex tronista. Valentina Dallari troppo magra? L'ex tronista di Uomini e Donne replica così a chi sui social ha criticato il suo fisico. Le ultime foto postate sui social da Valentina Dallari hanno tanto allarmato i fan che la seguono dai tempi di Uomini e Donne. L'ex tronista sarebbe sembrata eccessivamente magra a molti che, su Instagram, hanno iniziato a farle notare la cosa sempre più costantemente. Dopo essere stata tirata in causa dai suoi stessi followers, poche ore fa Valentina ha, in poche parole, detto la sua. L'insistenza di alcuni l'avrebbe molto infastidita, tanto che, in una stories, la Dallari non ha usato mezzi termini per rimettere al loro posto questi ultimi. Fateveli bene i cizi miei, ha scritto il volto noto di Uomini e Donne, che poi vi interrogo. Le critiche sul suo fisico e le polemiche riguardanti la sua eccessiva magrezza, dunque, non devono essere oggetto di discussione pubblica, ma fatti privati che Valentina Dallari vuole tenere per sé. Questo almeno sembra essere il suo pensiero al riguardo. Ognuno fa ciò che si sente di fare, scrive una sua fan sotto una foto pubblicata dall'ex tronista su Instagram, solo che a noi seguaci di Vale dispiace davvero vedere questo cambiamento. Valentina Dallari, la svolta dopo Uomini e Donne. Da Uomini e Donne Valentina Dallari è uscita fidanzata con Andrea Melchiorre, anche lui oggi seguitissimo su social. La storia d'amore tra i due però non era durata molto ed entrambi, in seguito, hanno intrapreso strade completamente diverse. Andrea attualmente lavora nella moda, è un influencer affermato ed ha creato anche una sua linea di abbigliamento. Valentina invece lavora di notte, fa la day eye nei locali, e accanto a lei adesso c'è un altro uomo, il manager Alessandro, suo attuale fidanzato. La sua vita è decisamente cambiata da quando ha terminato il suo percorso in televisione e, al momento, la TV sembra solo un lontano ricordo.